Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, la presentazione anche di questo film su tutta la vicenda del Sulcis, quindi un po' la storia anche di quello che è stata via via il passaggio, il carbone, le miniere, l'Alcoa, cioè la storia appunto di una totale desertificazione industriale e produttiva che ha portato che riguarda il Sulcis e più in generale un po' tutti l'asse, i vecchi assi industriali della Sardegna che hanno portato a un livello di disoccupazione altissima. La vertenza Alcoa in particolare si sta trascinando ormai da molto tempo. Il tavolo presso il Ministero dello Sviluppo è un tavolo su cui noi oggi abbiamo l'intento, diciamo, di con questo film, con questa iniziativa anche di rilanciare, sapendo però che non si può continuare a seguire le varie crisi, a tentare di tamponare senza prendere di petto con una proposta che sia quella, diciamo, di un progetto più ampio e articolato per quella zona. Certo, rimane la storia, le storie di questo paese, la storia del Sulcis è esemplificativa dell'Alcoa, vengono, hanno gli incentivi, perché non dimentichiamo che l'Alcoa ha usufruito di una serie di incentivi di riduzione anche del costo dell'energia molto basso, inquinano e se ne vanno, lasciano un bene comune come il territorio, insomma, inquinato e migliaia e migliaia di disoccupati. Il governo, non solo questo, anche quelli precedenti, in realtà abbiamo l'impressione che registrano, sono dei registratori delle decisioni che vengono maturate altrove e quindi questa iniziativa oggi è di denuncia, ma torno a ripetere, noi puntiamo, diciamo, ad una proposta complessiva, diciamo, per quell'area che è molto articolata e pluriarticolata, che comprende, che va dalle bonifiche al parco per le energie rinnovabili, a una serie anche di attività e soprattutto però a rilanciare una volta per tutte la questione dell'Alcoa e del polo dell'alluminio.